Reporter Diffuso, buongiorno. Allora, oggi abbiamo una puntata davvero interessante perché andiamo a approfondire il tema internet e politica. Abbiamo come spunto di partenza la manifestazione di oggi a Roma, poi avremo anche un'anteprima con Beppe Severgnini, una parte molto simpatica anche in fondo. Iniziamo subito. Vi ricordo email reporterdiffuso@skytv.it. Ci scriviamo sempre lì, rispondo a tutti, sono quasi in pari con le mail, come al solito grazie perché mi riempite di suggerimenti e siete sempre di grande aiuto. skytg24.blogs.com invece è l'indirizzo di casa mia, del nostro blog, dove sono prima e dopo la trasmissione. Va bene, allora io vi presento subito l'ospite di oggi, l'onorevole Maurizio Gaspari. Buongiorno. Grazie anzitutto per essere qui con noi. Grazie a voi. Noi abbiamo in realtà moltissimi spunti e io ho raccolto, abbiamo un blog della trasmissione di Reporter Diffuso, sul quale ho anche raccolto un po' di domande da girarle e quindi sarà molto interessante avere un po' di sue opinioni, ma partirei da quella che è la notizia di oggi, che è appunto la manifestazione vista dal punto di vista internet, quello che è successo in rete. Vediamo un piccolo servizio e poi lo commentiamo insieme. Tempo, come illustrato da Giuseppe Pellizza da Volpedo nel suo famoso quadro Il Quarto Stato, bastavano scarpe solide e forti motivazioni per scendere in piazza. Oggi, nell'era di internet, anche la manifestazione passa dal web. Per organizzare la protesta contro la finanziaria del governo di Romano Prodi, prevista per il 2 dicembre a Roma, il centrodestra ha usato come cassa di amplificazione anche la rete. Basta navigare sul sito www.scendoinpiazza.it per avere tutte le notizie e gadget dell'evento. Cliccando su Vieni a Roma si trovano le informazioni su diversi cortei che confluiranno a Piazza San Giovanni. Nella sezione Oggetti utili di qualità è possibile invece acquistare tutto l'occorrente per essere adeguatamente equipaggiati. Dalle magliette con slogan in vendita a 15 euro agli ombrelli con su scritto Piovono tasse governo ladro, prezzo di listino 16 euro. Per la stessa cifra ci si può poi aggiudicare le ambite mutande bianche con su stampato il chiaro motto Ho pagato le tasse di Prodi. Allo stesso indirizzo sono poi disponibili gli spot della manifestazione e diversi volantini. Sul sito www.forzaitalia.it è inoltre possibile avere news e informazioni dettagliate sugli aspetti del testo della finanziaria messi sotto accusa. Gli appelli e la mobilitazione passano anche via SMS. Non solo internet quindi, per adunare in massa il popolo della CDL nessuno strumento telematico è stato trascurato. Abbiamo questo aspetto così secondo me interessantissimo che è stato l'ingresso di internet nella politica e stavamo parlando con l'onorevole Gaspari appunto delle varie problematiche, però io come dire passerei la palla a lei per capire anzitutto Alleanza Nazionale, noi abbiamo visto appunto iniziative di Forza Italia, un sito dedicato che è stato creato per questa manifestazione, volevo capire per questa manifestazione come è stato visto il ruolo di internet? Nel senso, è stato previsto tra gli strumenti da utilizzare per coinvolgere le persone o è ancora marginale, proprio concretamente nella vostra azione politica? È da tempo uno strumento integrativo. Senza una presenza sulla rete non si potrebbe esistere, esserci. Dopodiché non si può lavorare solo sulla rete, quindi una manifestazione di questo tipo si organizza col telefono, con i contatti diretti, con le lettere, con i fax, con gli sms, ma anche con la rete. Io tra l'altro fin dal 95 proprio personalmente mi sono occupato della creazione del primo sito internet di Alleanza Nazionale, erano gli esordi della rete, era nata una società video online all'epoca. E io fui il primo un po' a curare questa cosa e le devo dire, alcuni miei collaboratori che poi nel tempo sono diventati degli amici, io li ho conosciuti sulla rete, quindi diciamo la rete è importante perché attraverso la rete poi si possono anche stabilire una serie di rapporti, selezionare classi dirigenti, quindi credo che oggi sia uno strumento irrinunciabile. Vedevo che parlavate degli sms che sono uno strumento ancora più formidabile, che il problema della rete è che oggi c'è molta spazzatura, c'è molto spam e quindi a volte i messaggi buoni sono accompagnati da decine di messaggi assolutamente inutili che ci rallentano, quindi questo è un problema che va risolto prima o poi. Una mia curiosità proprio personale, prendiamo il caso della manifestazione, nel momento in cui viene organizzato un evento di questo tipo, c'è
Il nome internet nella classe politica che noi sappiamo essere molto indietro, soprattutto in Italia, viene menzionato, cioè è tra gli strumenti che viene Il incluso. mio partito, fin da quando appunto creammo il sito internet, proprio con un mio impegno personale dal 95, ha un ufficio apposito. Quindi noi Ok. abbiamo negli uffici della direzione delle persone che si occupano solo di aggiornare e curare il sito. Poi molti di noi, io ho un sito mio personale, quindi il mio ufficio lo aggiorna continuamente, quindi è una delle diramazioni. Quindi nella normalità ci deve essere, così come c'è il giornale, così come si cerca di usare le televisioni per comunicare, c'è un'attività permanente, quindi non è un fatto che deve essere appositamente Sporadico, programmato, c'è. è un fatto ordinario, c'è un ufficio, c'è una struttura, perché poi dal volontariato bisogna passare, soprattutto in un partito, a una struttura professionale, perché non ci si può basare sullo spontaneismo della rete. Il suo utilizzo personale di internet, dal blog Alessandro Guerra, che è peraltro un ragazzo giovane che sta facendo una tesi anche sulle nuove frontiere di internet, mi ha, come dire, chiesto di girarle questa domanda. Lei usa internet personalmente? Se sì, come? E poi anche rispetto ai suoi colleghi, che tipo di utilizzo vede, della rete? Intanto qui c'è anche una sua foto Sì, mentre è stato colto in un flagrante problema. davanti a un portatile del suo collaboratore. Guardi, io uso la rete dal punto 95, quando creammo quel sito e creai la mia, diciamo, il mio sito personale, la mia email. Uso la rete tutti i giorni, uso la posta elettronica, colgo l'occasione. Chi vuole contattarmi, gasparri@tin.it. È il mio indirizzo da sempre, prima era Volit, poi la società Ok, Wolf assorbita video da online. Tinit, e quindi ho sempre mantenuto questo indirizzo. Anche come parlamentare ho dovuto quasi litigare con gli uffici, perché spesso danno degli indirizzi della Camera più lunghi, con Istituzionale. slash e altre cose. Io invece uso Gasparri@tin.it. gasparri@tin.it. Oggi è Perfetto. sabato, c'è il corteo, quindi casomai risponderò a tarda notte, perché non è che sto permanente avanti alla rete, però io lo uso personalmente, quindi guardo le email personalmente e garantisco a tutti che agli SMS e alle email rispondo direttamente personalmente, per cercare di dirottare la comunicazione. Devo dire che però c'è ancora tanta posta cartacea, ci sono Certo. ancora molti fax, e quindi la rete non ha sostituito in maniera significativa. Poi il problema che le dicevo prima è quello della circolazione di roba inutile. Quindi che cosa accade? Anche nei miei anni da ministro, che spesso qualcuno che ti doveva mandare un documento più importante dice: te lo mando via fax, perché se te lo mando via internet viaggia insieme a un sacco di robe inutili. Questo è un problema, per cui la rete invece dovrebbe essere il fiore all'occhiello. Spesso invece, siccome tutti noi, credo capiterà anche a lei, si riceve sulla propria email, soprattutto chi ha un ruolo pubblico e quindi Molto dà un indirizzo spam, in insomma. pubblico, riviste, rivistine, appelli, poi ci sono le campagne ossessive, l'emendamento sulla finanziaria, una categoria ti manda 1.000 emendamenti, io dico non li fate 1.000, perché io dico che fino a 100 email su un tema va bene, se ne arrivano 1.000 io dico otterrete l'effetto contrario, più Quindi ci raggruppare e bombardate e organizzare meno vi meglio. ascoltiamo. Sul tema della comunicazione politica, l'amministratore delegato di Google, Eric Schmidt, il CEO di Google, proprio questa settimana ha fatto una dichiarazione che mi ha colpito, in cui ha detto: guardate, politici americani, nel 2008 vincerà le elezioni il politico che saprà meglio usare internet. Nelle elezioni 2004, vi ho portato un video, lo faccio vedere anche all'onorevole Gasparri, è un video di un'animazione che si cita sempre in questi casi perché durante le elezioni 2004 fece un po' il giro del mondo, animazione in quel caso contro Bush, ovviamente la rete, insomma, ha preso posizione negli anni spesso contraria a quello che è la posizione dei repubblicani, ed era un caso interessante, era sviluppato da un utente, aveva fatto un'animazione molto così approfondita, però aveva aperto un po' la strada alla possibilità per gli utenti di creare dei video, dei documenti e metterli in rete. Allora io volevo capire da lei, secondo lei in Italia che impatto potrà avere internet in futuro e se è pensabile con la nostra classe politica, che comunque ha una generazione, un'età che bisogna ammetterlo è abbastanza avanzata, è pensabile che internet abbia effettivamente un impatto importante? Ha un ruolo importante già oggi, ha un ruolo crescente, non è ancora determinante. Al Gore, che era il vice di Clinton e che è un uomo molto attento ai temi della rete, se ne è occupato molto, ha perso contro Bush. Quindi, come vede, non bisogna pensare che lo status symbol della modernità, di essere più rete di altri, essere più online, determina la vittoria. Bisogna esserci comunque. Quindi
impegno credo che sarà un ruolo crescente, però mi creda, bisogna stringere mani, farsi vedere dalle persone, fare i discorsi in piazza, fare le manifestazioni, fare le cene con discorsi che sono faticose, toccare le persone, farsi le foto con le persone. Guai al politico che pensi di sostituire la fisicità della politica con la politica virtuale attraverso la rete. Poi nella rete bisogna esserci, perché non si può nemmeno pensare che non ci si debba stare. Credo che siano due strumenti, due realtà da utilizzare con la rete che sta crescendo, ma mai dimenticarsi del contatto con le persone. E proprio il contatto con le persone, volevo una sua opinione, altro spunto di riflessione, sul ruolo degli utenti. In questo momento con internet gli utenti possono scavalcare quello che è il contatto diretto, no, con il politico. Certo. C'era uno spot, ad esempio, in Bush in 30 Seconds, era una campagna di spot realizzati da utenti per così attivarsi a prescindere dai partiti, cioè era una iniziativa degli utenti per far girare una serie di notizie e di informazioni. Allora volevo capire come vedeva il ruolo del vostro elettore, del cittadino, che un tempo era abbastanza passivo, cioè gli strumenti di aggregazione non erano così sviluppati, e oggi invece c'è una serie di infinite di strumenti che permettono di mettersi in contatto tra di noi e poi fare delle iniziative. Come lo vede? Pericolo? No, assolutamente positivo. A volte si rischia la ripetitività, perché talvolta ci troviamo sulla nostra posta elettronica lo stesso filmatino di campagne di varia natura, così come accade poi con gli sms, ancora peggio, alcuni sms ripetuti all'infinità con la barzelletta, con lo slogan. Però io credo che la partecipazione sia un fatto positivo, perché non tutti riescono a parlare direttamente con una persona, a raggiungerla, ci sono le distanze, ci sono le difficoltà oggettive, anche in un'area metropolitana, non soltanto tra un luogo e l'altro distante. Quindi la rete è uno strumento di integrazione. Le faccio un esempio però, sì. Io ieri sera ero in Piemonte, un giornale locale mi voleva intervistare, mi hanno mandato un'email e mi hanno contattato, io ho risposto che sarei stato in quel posto a una certa ora, il direttore di questo giornale è venuto a prendermi là in albergo, mi ha accompagnato alla cena e durante il viaggio, quindi mi ha accompagnato, quindi ho risparmiato chi mi doveva accompagnare. E abbiamo registrato con il registratore un'intervista, questo per dimostrare che la rete a volte può essere anche il motivo per un contatto, certo, per un aggancio. Poi se devi fare un'intervista, parlare con una persona, non puoi limitare tutto a una mail o anche a una videoconferenza. Quindi credo che sia importante lo spontaneismo, sia uno strumento. A volte però c'è l'esagerazione e l'abuso, l'invadenza, quella va evitata. Notizie della settimana, le commentiamo poi insieme all'onorevole Maurizio Gaspare. Notizie della settimana. È stata pubblicata la guida 2007 al commercio elettronico sicuro, promossa da PayPal, società del gruppo eBay, leader nel campo dei pagamenti online. Obiettivo: suggerire le principali norme per acquistare e vendere online, evitando truffe, frodi e furti. Per sviluppare questa guida, PayPal ha indagato sui comportamenti a rischio adottati dagli utenti, dai quali è emerso la tendenza ad agire negli acquisti sul web senza quel buon senso che è invece alla base degli acquisti tradizionali. Molti utenti infatti non adottano su web le stesse precauzioni che usano invece in modo quasi automatico offline, cadendo in comportamenti a rischio, come ad esempio scegliere la stessa password per più account, rendendola così facilmente intuibile ed accessibile, oppure utilizzare metodi di pagamento poco sicuri che non siano tracciabili e che non offrano programmi di protezione degli acquirenti. Ci spostiamo in Francia, dove un postino di 50 anni ha messo in vendita su internet ciocche di capelli che sarebbero appartenute alla mummia del faraone egiziano Ramsès II. L'uomo, residente in un paese vicino a Grenoble, è in stato di fermo di polizia e rischia un'accusa per ricettazione. Il postino ha detto di essere in possesso di ciocche di capelli e di bende della mummia di Ramsete perché suo padre aveva partecipato alle analisi effettuate sulla mummia del faraone tra il 1976 e il 1977. La polizia ha sequestrato diversi sacchetti contenenti minuscole ciocche di capelli e diverse piccole bende che l'uomo aveva messo in vendita sul sito www.vivastreet.fr per 2.000 euro l'uno. Dalla Francia all'Inghilterra, dove il boom dei video online ha iniziato a ridurre le ore che il pubblico trascorre guardando la TV.
a rivelarlo un'indagine condotta su un campione di 2070 persone per conto della BBC, secondo cui il 43% degli spettatori britannici che guardano video su internet o apparecchi portatili almeno una volta alla settimana hanno detto di guardare conseguentemente di meno la TV tradizionale. Tre quarti degli interpellati hanno detto che ora guardano più TV online su apparecchi portatili di quanto facessero un anno fa. Allora, un tema secondo me estremamente interessante, volevo approfittare della presenza dell'onorevole Gasparri, è quello della diffusione di internet e il rapporto anche col digitale terrestre. Allora, un'altra domanda che le giro dal blog, Luca Cicca, che ringrazio ovviamente, gira questa domanda per capire perché il governo investe sulla diffusione digitale terrestre, che da noi addetti ai lavori è visto come una tecnologia molto arretrata, e non investe in internet, si promuove il decoder e non si spinge invece la DSL. Qual è la sua opinione in merito? La televisione analogica, quella che molti vedono, va sostituita da una televisione digitale che quindi consente la interattività. Il digitale terrestre ha il vantaggio di poter utilizzare gli impianti, i tralicci e le antenne che abbiamo già nelle nostre case e nei nostri palazzi, senza dover necessariamente acquistare un computer, e utilizzare con un decoder. Ovviamente anche la televisione su internet è una dimensione, il futuro aggiungerà altre opportunità, però il digitale terrestre è una scelta che l'Europa ha fatto per uscire definitivamente dalla televisione analogica. Io ovviamente spingo su internet, e internet non c'è dubbio, come dirà, un futuro. Qui c'è un breve documentario, vi faccio vedere solo alcune immagini per introdurre anche l'ospite che arriva tra pochissimo. In pratica è un documentario che sta girando in rete su quello che sarà il futuro del web, la diffusione di internet, ed è anche molto curioso, andatelo a vedere, perché dà un po' l'idea anche di com'era visto internet all'inizio, e si parlava del web come un qualcosa di stranissimo. Adesso ha preso nuove forme, e su questo io volevo mettermi immediatamente in contatto con Beppe Severgnini, che anzitutto saluto e ringrazio per la sua disponibilità. Non so, Beppe, se ci senti. Io mi sento benissimo. Ciao Beppe, anzitutto grazie per essere qui. Mi volevo agganciare al discorso di internet perché tu sei in internet con un progetto molto amato e molto stimato da diverso tempo, che si chiama Italians, sul sito del Corriere, un forum che c'è da 8 anni, quindi da un tempo infinito. Lunedì lanci una nuova iniziativa, volevo che ce l'anticipassi. Beh, innanzitutto saluto Maurizio Gasparri, che conosco. Buongiorno. Visto che io non lo vedo ma l'ho sentito, quindi Italians è, io sono un anziano signore di 49 anni e quindi ho cominciato 8 anni fa a lavorare seriamente con questo sito che si chiama Italians, e abbiamo 125.000 visitatori unici, che è un numero incredibile, e soprattutto è diffuso tra la nuova immigrazione professionale italiana nel mondo. E io quando sono in giro per il mondo andiamo insieme a mangiare una pizza, che è l'equivalente, ma l'onorevole Gasparri ha ragione, occorre per un politico il rapporto personale e fisico proprio con i suoi elettori, per uno scrittore o un giornalista credo che occorra qualcosa del genere per i suoi lettori, quindi senza e in questo caso lettori collaboratori, perché ormai questi forum, le lettere loro sono più belle delle mie risposte di solito. E abbiamo fatto 62 pizze per il mondo, l'ultima settimana scorsa a Nairobi, le abbiamo fatto a Buenos Aires, a Shanghai, a Helsinki, ed è una gioia vedere come è cambiato il nostro mestiere. Se uno vuole deve mettersi a disposizione, ragionare, naturalmente loro sono il lettore incuriosito, io sono un mediatore. Quando si parla di genetica ci sono i genetisti che spiegano e io metto le loro lettere sul forum. Ecco, Beppe, scusa se ti interrompo, volevo solo sapere lunedì che cosa lancerai, che anteprima lancerai. E ho aspettato a risponderti perché so i tempi della TV, però è anche vero che se non sanno di cosa si parla era difficile. Allora lanciamo una cosa che si chiama Punto Italians, ed è un incontro settimanale, proprio compiamo 8 anni, cominciamo lì, lunedì alle 16.30 su Corriere.it c'è la video diretta, che è l'inizio di una serie. Poi ci spostiamo al giovedì, e tutti i giovedì pomeriggio facciamo una possibilità, un'ora di incontrare in video diretta. I vostri telespettatori lo sanno, immagino, certo. Però diciamolo, uno vede in streaming la redazione del Corriere, io ecco, con degli ospiti rispondo, e i contributi sono via sono testuali, cioè uno vede, cioè,
forum di posta, scrive, eccetera. Ti ringraziamo tantissimo, ti aspettiamo ovviamente come ospite su Reporter Diffuso per dirci com'è andato. In bocca al lupo per l'iniziativa, che è molto bella come sempre. In bocca al lupo anche da parte mia. Grazie, saluti a tutti, arrivederci. Grazie ancora Beppe Severgnini. Onorevole Gasparri, vediamo dei video pazzeschi, una rubrica ormai classica, video pazzeschi. Allora, il primo video che vi propongo è un video che spiega su come piegare una maglietta in 2 secondi. È un vecchio video, però ci serve per introdurre l'argomento. Noi fummo i primi a segnalare un video di una ragazza asiatica che spiegava come piegare una maglietta in 7 secondi, poi ci fu questa nuova tecnica in 2 secondi e adesso un'ulteriore... Difficilissima, in realtà. Difficilissima. Facile. Allora, per come dire, piegare la maglietta for dummies, per chi non è capace, ecco, come me, a fare queste operazioni, azioni manuali, a questo punto ecco c'è questa nuova possibilità. In pratica sono 3 pezzi di cartoni, i cartoni che si mettono insieme, quindi è più facile, insomma la parte difficile è quella della costruzione, e una volta che ce l'ho posso inserire la maglietta e piegarla in questo modo. Questa è una segnalazione fenomenale. Com'è? Invece per concludere c'è una foto pazzesca, ormai anche storica, gliela faccio vedere. Ah, beh, certo. Questa ci dice solamente dove eravate e chi c'era. Eravamo in un campo di calcio molto brutto in terra battuta di periferia, era la squadra del Secolo d'Italia, tra gli altri Fini, Storace, Bruno Socillo, direttore del giornale radio per lunghi anni, Mauro Mazza, direttore del TG2, Confini, poi Malgeri che attualmente è nel CDA della Rai, io stesso con dei baffi vicino in a un portiere là, che era appunto Mauro Mazza, ed altri poi diventati direttori parlamentari. Era dell'83 e una partita tipografi contro giornalisti, persero i giornalisti che eravamo noi, vinsero i tipografi, ma nella vita abbiamo vinto qualche altra partita. Internet ancora lì non c'era. Io ringrazio tantissimo l'onorevole Maurizio Gasparri. Ricordo indirizzo mail reporterdiffuso@skytv.it, scriviamoci sempre lì. skytg24.blogs.com invece è il mio indirizzo di casa, dove vado tra meno di 30 secondi. Ringrazio ancora Maurizio Gasparri per la disponibilità, mi raccomando gasparri@team.it, l'indirizzo email a cui potete scrivergli. Grazie ancora, arrivederci, noi ci vediamo sabato prossimo, arrivederci. Questa è Sky TG24.